attacco, avete visto, attacco e chiusura di Iacomoni, molto bravo in questo fondamentale l'atleta pisano. Subito per lui la prima stoccata. L'ultima stoccata di Greganti, giusta, giusta. Niente di fatto, cioè il corpo a corpo e poi tutto quello che accade dopo non è valido. Anche Greganti è un 2005, l'anno scorso a Catania è stato nono fra i cadetti. Stagione di Iacomoni lo scorso anno è stata impreziosita anche dalla medaglia di bronzo ai campionati mondiali di categoria. Attacco di Greganti e del video Iacomoni. Vediamo. Doppio passettino per Iacomoni, vediamo, vediamo un po'. E infatti viene cambiata la stoccata, è Iacomoni che attacca, quindi video amico dell'atleta pisano. E ci riprova Iacomoni, poi tira fuori una stoccata un po' dal cilindro, aveva fatto un buon attacco, altrettanto buona almeno all'apparenza la parata risposta di Greganti, poi la luce accesa però è stata quella di Iacomoni che sulla risposta di Greganti è stato rapidissimo nel tirare il contrattacco e scappare via. Ancora attacco no e contrattacco di Iacomoni, due stoccate che diciamo sul piano regolamentare sarebbero state diciamo da assegnare a Greganti laddove si fosse accesa la luce, tutte e due le occasioni è stato rapidissimo Iacomoni a mettere dentro la punta e adesso nello stretto è Greganti che riesce a toccare 5-2. Questo è un bel attacco, secco, deciso, è rimasto un po' sorpreso Matteo Iacomoni, c'è il ferro di Iacomoni, chiede il video Greganti che dice all'arbitro no, il ferro l'ho preso io, eccolo qua, e vanno entrambi sul ferro, qui c'è da capire un po' come si debba valutare. Viene dato l'attacco con il ferro di Iacomoni, in genere quando i due atleti colpiscono il ferro contemporaneamente si dà priorità all'attacco, in realtà qui erano quasi alla stessa altezza, contato probabilmente di più il sono contati i cosiddetti gradi, cioè Iacomoni ha preso il ferro con i suoi gradi forti, con la parte della lama più vicina all'impugnatura. Segno Greganti, guardate, bravissimo a cogliere il momento proprio di scopertura di Iacomoni. Non è questa, questa è la stoccata precedente. Intanto Iacomoni è tornato in attacco e ha messo a segno il punto numero 7. Vedete, Greganti ha chiesto di provare la maschera, a volte può succedere che alcune parti del bersaglio non valido segnalino il bersaglio valido. Attacco giusto di Iacomoni. E Greganti fa arrabbiare la sua maestra.
attacco ancora di Iacomoni, è riuscito all'ultimo istante a mettere la punta sul bersaglio. Attacco che non va a segno, ha provato Iacomoni a sorprendere l'avversario sull'avvoi, non è arrivato per un niente, bravissimo Greganti a rimanere fermo e imparare a rispondere. Parata risposta di Greganti, è rimasto un po' molle, avete visto il braccio che non si è disteso per bene. È arrivato il contrattacco di Iacomoni che è sul 10-5, è passato soltanto un minuto e mezzo. Un salto che potrebbe anche decidersi nella prima frazione. E ancora Iacomoni su questi fondamentali è veramente un gatto, perché vedete anche in questo caso, guardate, c'è la parata di Greganti e Iacomoni che con il pugno basso manda fuori la punta dell'avversario e poi tira dentro la stoccata. Terra l'avversario, non vale, niente di fatto, non c'è stato un contatto irregolare. Ancora un bersaglio non valido per Greganti. Questa è una buona azione, entra dentro l'interno, non riesce a parare Iacomoni. 57 secondi alla chiusura della prima frazione. Attacco di Iacomoni, chiede il video Greganti. Allora, Iacomoni tiene la linea, Greganti tocca il ferro e poi Iacomoni ha un movimento un po' innaturale del braccio nella parte finale dell'attacco di Greganti. Potrebbe quasi quasi anche essere cambiata la stoccata, vediamo. Vedete Laura Argenti con Simona Pierucci che ha detto video. Infatti, stoccata per Greganti. Cecilia Colombini, pentamodo in direzione Torneo. E ancora una parata risposta che esce. E tira con il pugno abbastanza alto Greganti e Iacomoni diventa un serpentello, si abbassa e passa da sotto. Adesso c'è la parata risposta di Greganti, 12-8, raccoglie Greganti e poi colpisce sulla schiena l'avversario. 12-8, cronometro che corre ma lentamente, sono 41 secondi al termine.
sempre, vedete, parata risposta che non va a segno e Iacomoni mette dentro la rimessa. Questa credo sia la quinta stoccata tirata così dall'atleta pisano. Niente di fatto. Attacco di Griganti, rimane fermo Iacomoni, ma chiede il video. Chiede il video lamentando la sua partenza anticipata. In effetti parte prima, poi avete visto. Allora, il movimento di gambe di Iacomoni è comunque continuo, anche se c'è un leggerissimo rallentamento. C'è questo movimento del braccio che un po', vedete, abbassa molto. E l'arbitro legge una partenza di Griganti, vediamo. Quindi viene confermata la stoccata. Vedete anche Iacomoni annuisce. Siamo 13-9. Bersaglio non valido, niente di fatto. Cerca di ferro di Iacomoni, attacco di Griganti, 13-10, chiede il video. Iacomoni non ne ha, sì, ne ha a disposizione, vediamo. E viene valutata come negativa questa ricerca di ferro per Iacomoni, vediamo. No, confermata la stoccata, scusate, cambiata la valutazione, quindi attacco di Iacomoni. C'è la ricerca di ferro di entrambi, dice l'arbitro, e poi la partenza di Iacomoni. Non è d'accordo Griganti, punteggio 14-9, 24 secondi al termine. Stoccata che arriva dopo il corpo a corpo, niente di fatto. Parata risposta di Griganti, molto bella, su questa flash di Iacomoni. Aveva preso un buon tempo d'attacco Iacomoni. È stato bravissimo Griganti. E ora sono soltanto 9 secondi e qualche spicciolo per questa finale. Se Iacomoni ci prova, non ci prova. Si va al riposo sul punteggio di 14-10 per l'atleta pisano, che va a sentire i consigli del maestro Simone Vanni. Eccolo qua Griganti con Giovanna Trillini, che deve sicuramente fargli presente di come non debba buttare via il polso durante l'azione di parata risposta. Adesso non può più sbagliare Griganti, il punteggio 14-10, un solo punticino per Iacomoni, per tornare in una finale tricolore, ma con diversa categoria, vale a dire la categoria Under 20, alla quale si è affacciato quest'anno il giovane rappresentante delle Fiamme Oro. E del OS Pisa Scherma. Subito Griganti a segno. Prima stoccata era un attacco quello di Iacomoni, che non è andato a segno. 14-11.
prova ancora con questa partenza lunga. Giacomoni l'aveva fatto anche in precedenza. Del tabellone da 64, prende visione per passare le pedane. Ancora Greganti a segno, 14-12. Inizia anche il tabellone da 64 della spada femminile. Cambia fioretto Iacomoni. Le ultime due stoccate sono state tutte e due giudicate come attacco di Iacomoni, che non è andato a segno, e contrattacco di Greganti buono. La ripresa del match, oh mamma mia, terzo stoccata consecutiva di Greganti, identica, tre stoccate uguali. Si leva la maschera Iacomoni e ora la pressione è tutta sua, anche se è sempre in vantaggio. Emozioni in coda di questo assalto, un assalto che Iacomoni sembrava poter controllare. Vediamo, è la parata risposta di Greganti. Guardate che passaggio, quattro stoccate consecutive del giovane Iesino, parata risposta. Stavolta avete visto, ha spostato il polso, non ha tirato la risposta alta. Iacomoni ha tentato di passare di sotto, non ci è riuscito, e adesso siamo 14 pari. Emozioni che regala la scherma. Greganti che subito prova ad andare avanti e cerca, chiede subito il video Greganti per una copertura di bersaglio. Al video l'arbitro deve andare obbligatoriamente. Vediamo un po'. Vediamo. La stoccata viene confermata. Si salva Iacomoni, podio tutto Iesino sul gradino numero 3, le due medaglie di bronzo di Marco Proietti e di Federico Greganti, ma una grande prestazione proprio di Greganti, che dal 14-10 è riuscito ad arrivare al 14 pari. Poi la vittoria è andata a Matteo Iacomoni, che quindi si giocherà la finale con Giuseppe Franzoni, finale che seguiremo.